a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Sono oggi molto orgoglioso di presentarvi un gioco in anteprima. Un gioco che non è stato fatto da una persona a caso, ma una persona che nella mia vita è anche abbastanza importante, perché è stato uno dei primi youtubers che ho iniziato a seguire, italiani, che ho iniziato a seguire sulla piattaforma youtubica. E si tratta di Daniele Doesn't Matter. Daniele mi scrive un mesetto, due mesetti fa, non mi ricordo, dicendo che ha sviluppato un videogioco horror. Daniele, ma me lo servi così su un piatto d'argento allora? Proviamo il videogioco horror di Daniele Doesn't Matter. Doesn't Matter Games. Lo strong contiene scene di violenza, sangue e temi sensibili. Allora, se non vuoi che io sia Eminem, falli durare un po' di più i test, ti prego Daniele. Indossa le cuffie, sì, ce l'abbiamo. Apri di impostazione, credi 10, cioè, nuova partita. Benvenuto, lo salone è un viaggio attraverso la psiche di George. Siamo partiti che siamo dentro un... Regia Daniele Selviter. Ah, c'è anche proprio tipo film. Ma che bravo. No way, una musica italiana in un horror mi fa stranissimo. Costruzione Daniele Selvitella. Ti faccio anche il beat, guarda. Ma dove l'hai trovata, Daniele, una foto di me sveglio al mattino? Lost Alone Sorellina. Che è un nome molto strano, italiano-inglese. Sorellina. Little Sister. Ok. George deve prendersi cura di Laura, la sorella della sua fidanzata Anna. Laura è molto malata, dalle le sue medicine. Oh, siamo partiti, eccoci qua. Luce! Quando entri in una stanza ricordati di accendere la luce. Beh, effettivamente. C'è l'ombra. Ma Daniele, ma sei matto? Ma come cazzo hai fatto? Hai fatto benissimo, non me lo immaginavo mai. Va bene, cos'è? Esamina. Ciao Giorgio, ti lascio questo appunto perché so che la tua memoria è pessima. Questa mattina sono dovuto uscire molto presto per quel colloquio. Tieni le dita incrociate per me, starò via tutto il weekend. Prenditi cura di mia sorella Laura. Affangula sorda. Cosa ti metti? Oh! Possiamo rovinare l'amicizia, stai calmo. Ah, ho aperto il cassetto, così adesso ho la chiave. Chiaro, chiaro. Cammina armadio. Ho capito, ce l'ho la chiave adesso. Ce l'ho. Ah no, era la chiave del corridoio, ok. Vai in cucina e prendi l'acqua per Laura. Laura, se posso farti una domanda, ma così mi sorge spontanea. Che cazzo di problemi hai nell'arredamento? Andiamo avanti, ragazzi. C'è un CD, Gigi D'Alessio. Metti a posto i dischi di papà, 0 su 6. Che cazzo, però. Sti fulmini. Ma poi tra l'altro incredibile, cioè cascano sulla casa i fulmini. Per depositare un oggetto nelle borsone, seleziona l'oggetto, cliccaci sopra, clicca nuovamente per aprire il menu contestuale senza le cose. Ah. E che cazzo mi serve? E comunque sta bambina ancora non si è vista. Alla sinistra, alla destra. Beh, lì sti quadri. Beh, ha proprio preso il quadro. Micchia, tutto. Laura, c'hai il torcicollo? C'è una puzza terribile. Ho capito, ma non credo che sia quello il problema. Penso che sia più il problema di una che gli c'ha il torcicollo. Ah, va bene. Questi sono... Beh, buoni! Daniele, se cucini così non ci venga a mangiare a casa tua, eh? Che comunque io non cucino diverso. Quindi adesso che ho la bottiglia, posso andare in camera da letto. Sono mica le 23. Sono le 20, a posto, ancora. Siamo. Che cazzo è? Un topo. I topi in casa. Micchia, in italiano! È cosa assurda sta cosa. Ah, ma questo è Daniele. Ma cosa? C'è una foto di... Lui è il fratello di Anna, non andiamo molto d'accordo. Ah! Obiettivo completato. E fino a qua. Grazie ragazzi, veramente non so come ringraziare. Dani, mettili due o tre fulmini, possiamo che proprio mi sento di voler morire giovane. Grazie mille. Vado che ho messo il bicchiere, grazie. Cioè, comunque tu stai in bagno. Già che ci sei, ma voi comunicate a post-it, tipo Francesco Sole, non so. Già che ci sei, mi porti anche una fetta di pizza, Laura? È una fetta di culo! Andiamo a portare la fetta di pizza, andiamo, sì sì. Cosa cazzo era? No, non l'ho mica letto, l'ho detto io, poi l'ho letto. Effettivamente manca la corrente, giusto? È saltata pure la corrente. Pure! Che c'è una freccia qua? Attiva la corrente, perché c'è una freccia? Ah, qua. Contatore. George, ennesima lettera. Visto che in questi giorni salta spesso la corrente, se questa sera, come ogni sera, dovesse abbandonarti la luce, ti scrivo il codice per la stanza del contatore. 11538. Ma cosa faccio? Prendo prima la pizza o vado prima al contatore? Vabbè, prendiamo la pizza intanto. 11538. Orca puttana. Pino! Com'è?
ha una chiave in mano, ma non la lascia. Forse posso sostituirlo con altro. Con cosa lo sostituire? Con una tua foto per lì. Dopo la morte dei miei genitori, questa bambola è diventata mio migliore amico. Pensa a te. Ammetto che è un esserino un po' pretenzioso. Non si ottiene nulla per nulla, ricordatelo. Tutti vogliono in cambio qualcosa, anche le bambole. Sii generoso, George, Laura. Ma io devo... è una psicopatica la zia. Faccio delivery, faccio quello che mette l'elettricista. Tutto, tutto. Daniele che parla con la voce bambina. Voglio risentirla, Fabio. Bellissimo, Dani, bravo. Mi è piaciuta questa. 11538, bene. No, ho sbagliato. Ecco, the night. 11538, saltata la corrente. Cazzo. Devo fare io, tanto. Ah, guarda che qua ci stanno i cosi della scacchiera. Che effettivamente hanno raccolti già un sacco. Li posso mettere. Daniele doesn't matter. Altri libri di Daniele. Ok, la zia! C'è la muffa sul muro, ragazzi, fate cagare, cioè nel senso, pulite qua dentro. La bocca del pesce può ospitare un oggetto. Daniele. George, dove sei finito? Ti ho chiesto la pizza e sei sparito, ti aspetto in camera, non mi sento bene, credo che mi metterò a letto, non svegliarmi, Laura. Fa tutto, tutto lei! Fa tutto lei, tutto. Era andata ad accendere la... Ok. La luce è stata... La zia! La zia! Chi è? E là! C'è qualcosa che non mi torna. C'è una nuda. Anna! Caputtana. Porca vacca, che è? Bellissimo, cioè l'ha fatti bene. Cioè, brother, ne sai, eh? Cioè, fai anche il tentatore per poi avere i jumpscare. Mamma mia, Daniele. Manca la Corea. Poi ancora, porco demonio. L'ho tirata su prima. Boh. Ah, ecco la lanterna. Belli. No way. Per accenderla uno. Ah, così. Ah, così è accesa, va bene. Posso aprire? Eccoci. Io andrei di sopra. Metto il libro qua. Io andrei proprio di sopra. In soffitta. Visto che c'è, che diceva solo quando c'è la luce. Lanterna. Puoi usare la lanterna premendo uno. La lanterna si scarica. Per ricaricare la lanterna, equipaggiala. Premi tab per la lanterna. Ok. E metti. Va bene, ho capito. Daniele. Fiammiferi. Cazzo. Ok, un altro contatore. Beh, bello. Chiuso elettronica. Quindi io devo mettere. Ah, i fusibili. E ne ho trovato uno solo. Ah, che cazzo con sti fulmini. Vabbè, troveremo fusibili. Cerchiamo i fusibili. Salve. Vabbè, qua si vede. Bello. L'intanto del padre di Anna, Laura e Danny. Era un marinaio. Ok. Ah, qua stanno i cosi che avevo trovato in giro. Va bene. Ah, tanto c'è qua il borsone. Ok, allora vediamo se riesco a trovare qualcosa. Fusibile ce l'abbiamo. La campana, forse devo mettere qua. Campana, blocco, catena. Cioè, sono tutti così da marinaio. Corretto? Ancora. Ne ho tre per adesso, quindi metto tre. Tac, tac e tac. Ok, ne mancano due. Ah no, ecco uno qua. Ah no, questo qua è già lì, ok. Mancano due pezzi. Cassetta attrezzi da pesca. Una bella chiave dello studio. Cioè, Anna comunica tutto quanto nelle note. Cioè, ha mandato avanti l'industria dei quei due sul server. Quei due sul server, se non sbaglio, sono gli zii di Laura. Ma che cazzo sto leggendo, Daniele? Anche io voglio Red e Sesi Nergo come zii. Però credo che lo siano. Loro si definiscono. Cioè, sicuramente mi vorranno bene come se fossi un nipote. Ma lasciamoli pure essere gli zii di Laura, che è meglio. Posso tornare di sopra? No, devo andare qua. Giovanna! Ecco, a posto. Io vado a fare in gulo. Anzi, guarda, prendo che mi manca il fusibile. Stavo prendo il fusibile, poi torno. Allora, peperonata e scendo. Cassetta di attrezzi era questa? Oh yeah. Che cazzo ho trovato? Chi? Galleggiante da pesca, va bene. Un galleggiante... Cosa ne faccio dei galleggianti da pesca? Lo ficco qua. No, qua. Galleggiante da pesca. Ah no, galleggiante da pesca è... Sembra che manchi qualcosa. Lo devo ficcare qua. Maronna Rugarmen. Vabbè, ho capito. Semplicemente devo andare a ficcarlo nella bocca del pesce. Perché alla fine è così che si pescano, teoricamente.
Credo, non ne so sicurissimo, non sono esperto di pesca. Però più o meno. Eccolo qua. Ma che cazzo, gli ho staccato la testa. Chiave 101. Che cazzo è? Ah, cassetto 101, eccola qua. Cammina armadio. Chiave camera dei genitori. Questa mi mancava. Fratelli, tengo la chiave. Camera dei genitori. Buongiorno. Che bella voglia di... vabbè. Di scoprire che beh, comunque è tutto uguale, c'è qua i quadri, la madonna. La bambina col mal di pancia. Ma perché, Daniele? Perché... Giacomo! Hai fatto uscire il cane un'altra volta! Ma, non è normale questo... Salve! Buongiorno! C'è un elefante in questa stanza. E come cazzo ci è arrivato? Quello è il fatto. Non è tanto strano che ci... E com'è arrivato dentro? Quello è il fatto. Però vabbè. Giorno. Cadaveri di papà. Ah, io non ho fatto un cazzo, eh. Ma come la porta è bloccata? Cacchio, manca la corre... Salve! Faccio do cazzo! Le domeniche d'agosto, quanta neve che... Di qua! Chi cazzo è questa? Laura, sei tu? No, Anna? Che cazzo... Affanculo, sto... Madonna, Daniele, perché... Cadavere di Anna! Oddio, benedetto, che... Boh, a posto, pulito. Va bene! Questo lo prendo, grazie. Medicina. Medicine. George, ti ricordi cosa devi fare? La medicina alle 23. Te ne stai dimenticando, vero? Sono nel comodino sotto questa lettera. Non puoi sbagliare. Ti amo, Anna. È bloccata da qualche meccanismo. Sì, ma se c'hai una casa piena di meccanismi, non è che sono Sherlock, eh? Cioè, sono uscito con 60 al diploma, Anna, lo sai. È qua, no? Eh sì, certo che è questo. Però perché non me lo fai esaminare? È chiuso da un lucchetto. 932, sicuro. Perché c'è anche lo stesso quadro, è 932 al 1000%, però non me lo fa esaminare. Perché? Forse perché c'ho questo? No, è un bug? Sarà un bug? Boh. No, magari è un bug. Prova a riavviare. Perché questa stanza qua... Vediamo un attimo se è un... Credo sia un bug. Perché so il codice, quindi... Ma... Ma non mi ha salvato la partita! Ma come?